Sono state 10 le sanzioni amministrative per un ammontare di circa 9.000 euro per illeciti riguardanti il mancato rispetto delle norme che disciplinano la tracciabilità e la conservazione dei prodotti ittici e illeciti inerenti le norme che regolano la navigazione da diporto elevate dal personale del secondo nucleo mezzi navali Guardia Costiera di Stanza Lesa, unitamente al personale della Guardia Costiera di Genova. Il risultato è stato ottenuto nell'ambito delle operazioni di vigilanza del territorio presso le sponde lombarde e piemontesi del Lago Maggiore. La Guardia Costiera ha eseguito numerosi controlli in materia di pesca negli esercizi commerciali e verifica a tutela della sicurezza della navigazione sia alle unità da diporto che a quelle impiegate nella navigazione commerciale, oltre alle verifiche nelle società di noleggio di unità da diporto. Sono stati inoltre sequestrati una rete di tipo volante non regolamentare, alcuni esemplari di agone, dei quali è vietata la pesca, e di trota del lago sotto misura di lunghezza inferiore a 40 centimetri, oltre a 40 kg circa di prodotti ittici privi di tracciabilità o conservati in modo non conforme alla normativa. La Guardia Costiera richiama, come di consueto, l'attenzione al rispetto delle norme in materia di pesca poste a tutela della rigenerazione degli stock ittici e del consumatore finale, oltre che le norme che disciplinano la navigazione al fine di consentire la fruizione degli specchi acque ai bagnanti e ai diportisti nella massima sicurezza.